In questo video voglio parlare di Pier Silvio Berlusconi e della sua conferenza stampa di Mediaset. E cosa c'entra con la radio? C'entra. Solo un momento per ricordarti che se vuoi iniziare a fare lo speaker radiofonico, se non sai qual è la strada da intraprendere, sulla mia Academy ho preparato un corso per speaker radiofonici composto da 27 video lezioni con test di autovalutazione, con l'ebook Lavorare in radio e con i jingle per potersi esercitare. Quindi vai su academy.fabiocalvari.it e inizia il tuo percorso. In bocca al lupo! Bentornati sul canale, ancora una volta siamo insieme, vi ringrazio di questo e soprattutto vi ringrazio perché vi aggiungete sempre di più. C'è un piccolo particolare che i video vengono visti per la maggior parte dalle persone che non sono iscritte al canale. Allora, se capitate su questo canale e magari vi interessano gli argomenti, iscrivetevi, sostenetelo questo canale perché abbiamo bisogno, ho bisogno di voi, del vostro sostegno. Come si fa? Si fa con il pollicione, grazie, l'iscrizione e l'attivazione della campanella, così sarete avvisati di tutti i prossimi video che arriveranno. Allora, nell'incipit del video ho parlato di Pier Silvio Berlusconi. Perché parlo di lui? Allora, ho seguito tutta la conferenza stampa che è stata fatta giorni fa riguardo alla presentazione dei palinsesti Mediaset di tutte e tre le reti, non solo anche degli accordi con broadcaster esteri per aumentare, per come dire, fare un grande gruppo editoriale televisivo, via discorrendo. Ovviamente si è parlato del web, si è parlato di tutto e di più. Ma c'è una frase che mi ha particolarmente colpito da parte di un ragazzo, perché comunque Pier Silvio Berlusconi, che io ho avuto anche modo di incontrare molti molti anni fa, una persona umilissima, insieme al padre, insieme a Silvio Berlusconi, quando lavoravo per l'allora Fininvest, persona squisita, e se ha raggiunto i risultati che ha raggiunto è grazie anche alla sua umiltà e la voglia di mettersi a testa bassa a lavorare e imparare un mestiere che ha imparato molto bene. Fatta questa piccola parentesi, una delle frasi che mi ha colpito di più quando parlava delle produzioni, quelle nuove, quelle vecchie, parlava sempre di prodotto e di persona. Cioè, dov'è che si punta quando si ha intenzione di fare un nuovo prodotto televisivo? Si punta sul prodotto e contemporaneamente anche sulla persona, ma contemporaneamente comunque con uno sfalsamento rispetto al prodotto, quindi prodotto e subito dopo persona. Cosa quindi che significa? Significa pensare a un prodotto che sulla carta, ovviamente, poi sempre il pubblico che decide, un prodotto che possa piacere al pubblico, quindi una grandissima cura sul prodotto da realizzare. Una volta individuato il prodotto, si sceglie la persona giusta perché possa valorizzare, sostenere quel prodotto. Sono due semplici aspetti di un programma televisivo, ma che può essere anche l'aspetto importante di un programma radiofonico. In che modo? Scegliere il programma da fare e poi scegliere la persona che possa valorizzare quel programma che si è pensato di fare. Ma dov'è che cade l'asino in radio? Che non si sperimenta, cioè non si fanno prodotti radiofonici. Si fa una serie di ore di diretta con delle persone, sicuramente valide, chi più chi meno, che mandano avanti un po' la baracca. Diciamo che occupano le ore affinché l'intrattenimento, l'informazione, il divertimento, quello che volete voi, possa continuare senza fermarsi mai, in alcuni casi 24 ore su 24. Ecco il punto, secondo me, che la radio dovrebbe un po' riscoprire, e cioè creare un prodotto. E per prodotto intendo un programma, e non tre ore di diretta, ma un programma. Cioè scegliere e individuare quale possa essere il prodotto più giusto per quell'emittente, ovviamente che ha una linea editoriale ben definita, creare un bel prodotto radiofonico e quindi spenderci anche del tempo, avere dei cervelli pensanti che possano realizzare un programma che sia un prodotto e non soltanto un flusso continuo di diretta con parole dette a volte al vento, a volte più o meno
giuste e a volte inutili del tutto. Ecco, questo è quello che manca, creare il prodotto. Una volta creato il prodotto, poi bisogna scegliere la persona giusta affinché quel prodotto possa andare avanti, altrimenti, anche se noi pensiamo al programma più bello del mondo, poi ci mettiamo chiunque a farlo, eccolo lì che quel prodotto non viene valorizzato e viene anzi vanificato da una conduzione o comunque da una co-conduzione, quello che sarà, non adeguata. Forse è proprio questo quello che manca. E allora essere un pochino più centrati su quello che deve essere l'offerta radiofonica rivolta a chi ascolta, forse dovrebbe essere la cosa più giusta. Sì, qualcuno potrà dire, ma non sono più i tempi di una volta, dove c'era il periodo delle vacche grasse e si investiva molto di più. Ho capito, ma così facendo si va lentamente verso un declino e un appiattimento della radio che non interessa più a nessuno, ed è per questo che poi le radio sono in sottofondo e vanno lì per i cavoli loro, tranne alcune eccezioni, ovviamente non sono tutte così le radio, però quelle che creano dei prodotti radiofonici sono veramente poche, ma veramente poche, che si possono contare sul palmo di una mano, forse non servono neanche tutte e cinque le dita per contarle, quindi immaginiamo un po', quindi prodotto e persona che possa realizzare quel prodotto. E qui purtroppo non ci siamo. Spesso le radio che cosa fanno? Coprono le ore. E le ore che devono coprire con gli speaker che hanno, nella maggior parte dei casi molto validi, in alcuni casi invece sono persone che stanno lì e che anche un po' demotivati, devo dire, perché poi non è colpa neanche degli speaker, perché se tu vai a lavorare in una radio e ti dicono devi coprire queste tre ore, non c'è, come dire, una produzione dietro, ma sono tre ore che vanno avanti così, e tutti demotivi anche un po', e quindi c'è la possibilità, in alcuni casi, credo anche la certezza, che anziché fare lo speaker radiofonico, cioè colui che deve avere un'inventiva, deve essere un creativo, si appiattisca e sta lì e fa l'impiegato del microfono. E quindi non fa altro ogni tanto di guardare l'ora, quanto mi manca ancora un'ora, mi manca un'ora e mezza ancora, speriamo che passi presto perché poi ho da fare. E questo non è un lavoro che si può fare con queste prerogative. Quindi prodotto e persona. Arriveremo mai a fare un prodotto che sarà poi sostenuto da una persona, in questo caso radiofonico, dei conduttori radiofonici all'altezza di quel prodotto? Boh, chi può dirlo? Se avete qualcosa da aggiungere a questa, diciamo, a questa affermazione che ha fatto Pier Silvio Berlusconi, che io trovo molto giusto, che può essere applicato alla televisione, ma credo anche alla radio, insomma, commentate il video e dite anche la vostra. Insomma, datevi da fare, perché qui i commenti, io vedo che mettete i pollicioni, però i commenti siete un po' stitici. Allora che vi devo dare, prugne per poter commentare? Commentate, datevi da fare, voglio sentire la vostra. Non lo voglio fare con arroganza, però cerco di spronarvi a partecipare a questi argomenti che spero possano essere di vostro interesse o magari esprimere anche il vostro parere, che è importante per me. Io li leggo tutti i commenti. Va bene, vi ringrazio anche per questo video, vi do appuntamento al prossimo, come sempre, in questa caldissima estate 2023. Una volta ero un fan scatenato dell'estate, adesso sogno i ghiacciai, sogno il polo nord, il polo sud, sdraiato su una lastra di ghiaccio, questo sogno. Vabbè, ci diamo appuntamento alla prossima, mi raccomando, pollicione, grazie, l'iscrizione se vi piacciono gli argomenti e l'attivazione della campanella per essere avvisati appena arriverà un nuovo video. Appuntamento alla prossima, ciao!